Ben ritrovati, un saluto ai nostri telespettatori, un saluto a Stefano Benedetti, Presidente del Consiglio Comunale di Massa. Buongiorno. Presidente del Consiglio, eletto il 12 luglio, 22 voti a favore alla terza votazione. Quindi intanto chiediamo subito un primo commento su questo primo mese e mezzo di attività. Come sta andando? Ma posso dire tranquillamente che l'esperienza è positiva e per quanto riguarda il mio impegno nella presidenza del Consiglio Comunale, quindi il rapporto anche con lo stesso Consiglio, con tutti i gruppi consigliari, un rapporto molto equilibrato, un rapporto direi intenso anche di lavoro e di collaborazione anche con le minoranze. Mi sembra che lo abbiamo dimostrato nell'ambito della costituzione delle commissioni. Credo che sia la prima volta in 20 anni che si arriva ad un accordo tra maggioranza e minoranza per quanto concerne la composizione delle commissioni, quindi presidenze, vicepresidenze e membri. Ciò significa che comunque non c'è stato uno scontro iniziale come è accaduto in altri mandati amministrativi. Questo è importante perché probabilmente le commissioni sono partite bene. I consiglieri sono tutti giovani, magari un po' inesperti, ma hanno una grande volontà di fare, soprattutto quelli di maggioranza. Tra l'altro, le attività delle commissioni stanno proprio partendo in questi giorni, sono stati eletti i presidenti, i vicepresidenti, tutti di maggioranza. Certo, abbiamo inteso fare in questo modo per dare una copertura e una garanzia ai lavori delle commissioni. Spesso con vicepresidenti di minoranza in altri tempi le commissioni sono rimaste bloccate, e purtroppo, come spesso accade in politica, ci sono dei fenomeni anche di boicottaggio, quindi la volontà di lavorare c'è. I capigruppo, che lavorano in maniera davvero coordinata, della minoranza sono pochi perché noi abbiamo Ronchieri, Amorese, Cofrancesco e Martinucci, hanno pensato di dotare le commissioni anche della vicepresidenza di maggioranza in modo che queste possano lavorare in maniera ottimale. E io direi che, tra l'altro, faccio notare che sono già partite, cioè le commissioni sono già tutte operative, stanno lavorando, i consiglieri partecipano tutti e stanno affrontando le tematiche prioritarie più importanti. Faccio un esempio, con la questione ambientale, la prima riunione è stata affrontata la questione del lavello, degli odori, delle proteste appunto della popolazione. E da ora in poi inizieranno, cioè, una serie di appuntamenti anche con tecnici dell'ARPAT, dirigenti di Gaia, per verificare appunto quali sono le cause del lavello. Per la questione sociale, ad esempio, la collega Cantoni, che è la presidente della Commissione, ha affrontato immediatamente la questione della casa Ascoli, che è una questione appunto pungente di questi giorni. Di cui tra l'altro si sta occupando anche lei. Certo, io come consigliere comunale, perché vede, il problema è questo, so benissimo che sono stato abbastanza commentato, ci sono state delle polemiche sul mio ruolo, ma purtroppo devo dire che la normativa mi permette di fare Esatto, questo. presidente o consigliere Esatto, di comunale, insomma. coprire due ruoli, uno istituzionale che è quello di presidente, quindi il presidente che riunisce i capigruppo, il presidente che organizza i consigli comunali, che li gestisce, e in più anche il consigliere di Forza Italia, che sarei io, che ha comunque un ruolo che mi permette di interagire con i miei elettori, ma anche con i cittadini tutti, e quindi eventualmente presentare anche interpellanze e interrogazioni, perché io ritengo che i consiglieri debbano tutti utilizzare bene il proprio ruolo. Cioè, in passato i consiglieri di maggioranza tacevano e quelli di minoranza protestavano. Oggi credo che una collaborazione complessiva all'interno del Consiglio Comunale ci porti tutti sullo stesso piano. Perché un consigliere di maggioranza non può fare mozioni, risoluzioni o interpellanze per la popolazione, soprattutto se richieste, diciamo, sul tessuto sociale? Le deve fare e deve anche proporsi e proporre all'amministrazione comunale, perché costruiamo insieme il futuro di questa È città. stato un po' contestato questo doppio ruolo. È stato contestato dalle minoranze, se le possiamo chiamare così, perché chiaramente dà fastidio perché la mia esperienza ventennale e il mio successo elettorale, il mio rapporto con la città, che non è cambiato assolutamente con la presidenza del Consiglio Comunale, sono a disposizione di tutti. Il mio ufficio ogni martedì e ogni giovedì riceve decine e decine di persone. Io in un mese praticamente da quando mi sono insediato ho ricevuto quasi 500 persone, voglio dire un popolo
che è avvenuto e che dimostra la situazione in cui ci troviamo e lo stato di disagio totale nella quale ci ha lasciato l'amministrazione Volpi, ma anche le amministrazioni precedenti, perché poi la decadenza non è di responsabilità assoluta dell'ultima amministrazione comunale, ma è una decadenza continua degli ultimi 15-20 anni di un centro-sinistra disorientato, assuefatto al suo status quo, cioè assuefatto ormai al potere. E quindi noi, il popolo, diciamo, i cittadini, hanno voluto dare un segnale di cambiamento, e il cambiamento c'è stato. La partenza è stata lenta per questioni varie, ovviamente. La prima, ci tengo a sottolinearla, per assoluta mancanza di denaro, cioè noi subentrando a Giunta Volpi non abbiamo trovato soldi, il famoso tesoretto, il fondo di riserva del bilancio, che poteva servire per i primi prioritari interventi di degrado sul territorio, non l'abbiamo trovato, quindi non siamo partiti subito, la macchina sta partendo in questo momento. È certo che il segnale forte c'è, squadra coesa, squadra molto unita, assessori di grande livello che operano in sinergia con il sindaco, col consiglio comunale, con la presidenza del consiglio comunale, che hanno la volontà di fare tanto per massa, cioè è un governo del fare, è un governo della legalità. Abbiamo abbandonato, anzi assolutamente neanche preso in considerazione, il modo di operare delle precedenti amministrazioni di centrosinistra, che era soprattutto di tipo clientelare, cioè di aiuto e di favore per pochi, per gli amici degli amici, per gli amici di partito. Noi intendiamo aiutare e favorire, ma non il singolo cittadino, tutta la città. Quindi, per fare un esempio, lavoro non per pochi raccomandati, ma lavoro per tutta la città, per tutti i cittadini e per tutti quelli che hanno bisogno. Alloggi popolari non solo per i pochi raccomandati, ma per tutti i cittadini che veramente ne necessitano, chiaramente favorendo quelli che sono gli italiani rispetto agli stranieri, perché il nostro obiettivo principale è quello appunto di pensare in casa nostra, alla nostra città, di pensare a chi è residente, a chi ha la cittadinanza italiana, anche se straniero, ma che lavora seriamente e onestamente sul nostro territorio. Però è importante quello che sta dicendo sull'unità di questa amministrazione, della giunta, di tutti i componenti, anche alla luce di recenti polemiche che ci sono state, hanno parlato qualcuno, ha ipotizzato fratture addirittura all'interno di Forza Italia o della maggioranza. Ma io direi che sono state fraintese, interpretate volutamente male, soprattutto dalla sinistra. Questa sinistra che oggi non esiste, questa minoranza che è inesistente, lo voglio far notare, sia in Consiglio Comunale che fuori. Consiglio Comunale, vabbè, a parte un paio di consiglieri che ovviamente hanno delle qualità, direi, eccellenti, come possono essere Menchini e Volpi, per il resto gli altri per i primi consigli comunali si sono limitati a sterili polemiche inutili di razzismo, antifascismo, soprattutto rivolte contro la mia persona. Per il resto all'esterno il centro-sinistra è disgregato completamente. Noi con questi presupposti, facendo bene il nostro lavoro, rischiamo minimo di rimanere al governo della città per 20 anni, tranquillamente, perché se poi la partenza del centro-sinistra è quella che si è vista in questi giorni, organizzata da una piccola associazione, Area 2018, che è uscita dalla sconfittissima, direi, dalle passate amministrative con 208 voti, mi sembra un 0,6% di percentuale, con tutto rispetto parlando per il candidato a sindaco e gli organizzatori, che sono persone sicuramente degnissime, non vado nel merito loro personale. Dico che se la ricostruzione del centro-sinistra deve partire per volontà che gli riconosciamo di un gruppo che ha avuto una lista che ha avuto 208 voti in tutto il comune, vuol dire che veramente il centro-sinistra è oggi alle calende greche, cioè una coalizione che partirà fra qualche anno, probabilmente ricomincerà la ricostruzione. Nel frattempo noi governeremo, sono certo che governeremo molto bene. Il sindaco è un sindaco determinato,
che non lo fa per hobby e neanche per interesse, è un sindaco che ha il suo lavoro, lo ha sempre detto, si sacrifica per la città perché ha un grande senso civico, un rispetto per la popolazione, vuole migliorare la qualità di vita dei cittadini e vuole migliorare anche il territorio. Qualcuno dice non abbiamo ancora visto il cambiamento, dov'è questo cambiamento del centrodestra? Beh, ho premesso che siamo arrivati operativi da circa un mese, in piena estate, non abbiamo trovato soldi nel fondo di riserva del bilancio, dobbiamo necessariamente passare attraverso un periodo, a parte me, che insomma ormai sono io a 20 anni, quindi ho lunga esperienza, per gli altri chiaramente un certo periodo di assestamento, di conoscenza, di informazione, anche di ambientamento, cioè uno si deve ambientare, un assessore arriva, deve conoscere i dipendenti, deve conoscere la macchina amministrativa, non sono certo un mese o più o meno che creano il problema. Noi dobbiamo, lo dico a quelli che sono tutti ovviamente gli sconfitti, i trombati della passata campagna elettorale, gli dico che noi dobbiamo trovare questo periodo per ripartire, stiamo già ripartendo in questi giorni, ma dobbiamo risolvere problemi ormai cronici che abbiamo ereditato non solo dall'ultima, ripeto, dall'ultimo mandato amministrativo, ma anche dai precedenti, quindi danni che sono stati fatti sul territorio quasi irreparabili, che vengono da decine e decine di anni di malgoverno. Lo faremo, ma non siamo dei maghi, non possiamo fare delle magie, per cui ci vuole il tempo necessario. Però, ripeto, abbiamo una base solida e i presupposti per poterlo fare. Siamo una squadra assolutamente vincente, unita, che non guarda alla politica clientelare, non guarda i soldi, non guarda gli interessi, ma vuole solamente risolvere i problemi della città, per cui è impossibile che non riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi. E poi per concludere questo discorso voglio dire che comunque le linee programmatiche non sono state ancora presentate dal sindaco, credo che arriveranno prestissimo perché sono al vaglio della coalizione di maggioranza, sono linee programmatiche molto importanti, nelle quali noi daremo spazio ai piccoli problemi che sono quelli di tutti i giorni, le priorità, il degrado, la pulizia, i cassonetti a spazzatura, la sicurezza, eccetera. Però avremo grossi progetti a medio e a lungo termine che veramente daranno risultati strabilianti. Tra l'altro continuate come avete fatto prima e durante la campagna elettorale, sempre a stare tra la gente, quindi non in comune ma fuori. Ma guardi, le faccio un esempio per tutti. Noi nella giunta abbiamo due politici, uno è Cello e uno è Marco Guidi, lavori pubblici e traffico, ha degli assessorati molto importanti. Credo che tutta la città si sia accorta attraverso Antena 3, attraverso i giornali, attraverso internet, che è un sindaco che praticamente non sta mai in ufficio, significa che sta sempre fuori, ma non al bar, incontra la popolazione, incontra la gente, scende su qualsiasi problema, ci va, ci mette la faccia personalmente e so che già si stanno risolvendo tantissime cose che insomma sono sotto l'occhio del ciclone. Questo è il nostro metodo anche di Cella, di Mottini, di Zanti, di tutti gli assessori, cioè abbiamo degli assessori che lavorano, operano a fianco della città, aspettiamo consigli, aspettiamo proposte da parte dei cittadini perché lavoriamo in maniera trasparente, non vogliamo alto come volava forse qualcun altro che snobava la popolazione, noi la popolazione la riceviamo, ci parliamo e ripeto partiamo dalle piccole cose, ogni cittadino può dire la sua. Ci confrontiamo e poi andiamo sul territorio a realizzare, perché il nostro è un prestito lì, non comandiamo, noi gestiamo un patrimonio pubblico che è della cittadinanza, siamo gli amministratori come di un condominio, noi siamo amministratori del comune di Massa, per cui non abbiamo una piena autonomia, abbiamo una piena autonomia dal punto di vista operativo, ma non abbiamo una piena autonomia decisionale e di scelta, dobbiamo andare incontro ai bisogni della popolazione, ma lo faremo molto bene. A proposito di amministratori, parlavamo prima di Casa Ascoli. Certo. Quindi sappiamo, insomma, se ne sta occupando parecchio in questi giorni, cosa sta succedendo? Allora, approfitto dell'occasione, la ringrazio di avermi fatto questa domanda, ci tenevo
Approfitto dell'occasione per dire che qua non è in discussione la qualità della casa di riposo Ascoli, anzi la qualità della casa di riposo Ascoli è eccellente, grazie al direttore, grazie al consiglio di amministrazione, al presidente, che hanno lavorato sempre e molto bene. È un posto pulito, è un posto dove la gente rimane contenta e soddisfatta, dove si mangia bene e dove gli operatori, sia quelli diretti che quelli delle cooperative, veramente sono persone sensibili e capaci e competenti. Chiuso questo discorso, il nostro è stato un problema, diciamo, di tipo amministrativo rispetto al percorso intrapreso dal direttore, cioè di non condivisione di quel percorso. E non diciamo neanche che sia stato fatto male o bene, diciamo non condividiamo che a questo punto della storia Casa Ascoli assuma direttamente dei dipendenti, per svariati motivi. Il primo, perché Casa Ascoli è indebitata di circa 2.600.000 euro, nel bilancio 2017 erano 2.437.000 euro, nei confronti delle tre cooperative, L1, Di Vittorio e Compass, che hanno sempre prestato manodopera alla casa, e ripeto manodopera di grande qualità e con grande competenza. Quindi riteniamo che non sia il caso in questo momento di esporci ad ulteriori rischi e spese assumendo personale, anche perché l'indebitamento è cronico, viene da lontano, è diciamo un indebitamento molto pesante, e grazie anche al rapporto che abbiamo con le cooperative riusciamo comunque a rimanere in piedi. Io mi chiedo, ma vi chiedo, cosa potrebbe succedere nel caso in cui una di queste cooperative, e ripeto sono milioni di euro, decidesse di intraprendere degli atti, delle azioni legali, dei decreti ingiuntivi, atti di pignoramento e così via. Ci troveremo in grosse difficoltà, si rischierebbe di perdere tutti i posti di lavoro, potremmo anche chiudere la casa di riposo che, ripeto, è un'eccellenza per massa. E allora abbiamo in questo modo avviato un dibattito col direttore chiedendogli questo, è successo qualche giorno fa, quindi chiedendogli di sospendere i due bandi. Il primo era stato ritirato immediatamente, il secondo era giunto già a selezione, ma il vice sindaco Mottini, resosi conto della situazione e della poca chiarezza che c'era, ha scritto una lettera che non è una diffida, non è un'ordinanza, una semplice lettera al direttore, che era con un invito di sospendere anche il secondo bando, in modo da poterci confrontare per fare un ragionamento serio, perché la Casa Ascoli non solo deve sopravvivere, deve crescere. Siamo in fase di apertura della RSA Pelù, per cui anche lì dovremo fare una valutazione circa il personale. Personalmente credo che dovremo aprire un tavolo di trattative con le cooperative, che fino ad oggi ci hanno dimostrato grande fiducia e grande spirito di collaborazione. Pensiamo che all'interno dell'RSA Pelù ci debbano andare comunque i dipendenti delle cooperative e non gli assunti direttamente. Abbiamo la questione dell'ospedale vecchio, sappiamo perfettamente che la dirigenza dell'Ascoli sta pensando, non l'ha ancora deciso, ma sta pensando di cedere, di mettere in vendita il reparto lombardo del vecchio ospedale. Io personalmente mi sono già attivato con l'assessore Baratta e ora presto, quando rientrerà il sindaco, lo farò anche con il sindaco, perché ritengo che se là dovesse andarci davvero la Casa della Salute, quindi il distretto socio-sanitario del nostro comune, il reparto lombardo potrebbe diventare importante e strategico. Aveva anche già dato un ok la Regione, se non ricordo male. Aveva già dato male. Un parere favorevole la Regione, ma anche la stessa ASL, quindi un reparto attaccato all'altro ospedale, parlo della parte vecchia del vecchio ospedale, sarebbe strategico e importante, per cui dal mio punto di vista ritengo assolutamente assurdo metterlo in vendita. Quindi c'è un confronto aperto con l'Ascoli, ci saranno degli incontri, credo che si troveranno delle soluzioni sicuramente importanti. Voglio precisare un'altra cosa, perché c'è stata una risposta anche della dirigenza Ascoli, che è vero che l'Ascoli è completamente autonomo dal punto di vista amministrativo, gestionale, eccetera, operativo, però è anche vero che comunque in caso di dissesto finanziario sarebbe chiamato a pagare il comune, quindi sarebbero i cittadini che vanno a rimpinguare le casse dell'Ascoli oppure a pagare i debiti, quindi questo noi vorremmo evitarlo in ogni modo, per cui la soluzione migliore, l'appello che rivolgo al direttore e al presidente della Casa Ascoli è di avviare questo confronto, che sia un confronto serio, che sia teso soprattutto a far crescere la Casa Ascoli, a non trovarci in condizioni
di dissesto finanziario per causa di questi debiti, che comunque in qualche modo noi dovremo pagare necessariamente, quindi sarà bene fare anche una rateizzazione, quindi un piano di rientro con le cooperative, proprio per andare a risolvere questioni che altrimenti in futuro potrebbero essere molto gravi per noi. Non solo Casa Ascoli, ovviamente si sta occupando veramente di tanti argomenti, come ha sempre fatto della città. Sappiamo, appunto, ce l'ha confermato prima, riceve tantissimi cittadini che le fanno anche delle proposte poi da riferire ovviamente all'amministrazione. Ci dice qualcosa, ovviamente senza anticipare troppo? Ci sono molti cittadini che vengono a dare dei semplici consigli su determinate questioni. Io poi formalizzo tutto in una mail che invio al settore di competenza, quindi al sindaco, all'assessore e ai dirigenti. Ci sono cittadini che ci segnalano situazioni di degrado sulle quali che vengono messe a conoscenza anche queste dei settori, sulle quali tentiamo comunque di intervenire nei limiti dovuti in questi giorni, ma mi auguro che da settembre poi venga fatta una pulizia generale su tutta la città, un problema, ripeto, di bilancio che comunque l'assessore Baratta sta risolvendo. Poi ci sono cittadini che vengono anche con problemi personali, quindi problemi legati al sociale. Il sociale è disastrato, dovremo fare una riflessione molto approfondita. Io ho intenzione anche di scrivere proprio alla Giunta in questi giorni, perché c'è un allarme sociale in Italia in massa molto pesante, direi pesantissimo, perché le persone che dormono in roulotte, delle persone che dormono in auto, delle persone che hanno degli sfratti esecutivi, persone anziane che con 550 euro di sociale non riescono ad andare avanti, persone che non hanno assolutamente reddito. Abbiamo una struttura ricettiva che è la pensione Argia, sovraffollata di cittadini che non hanno un posto dove andare a dormire, quindi dovremo fare una riflessione importante, perché il sociale è stato completamente abbandonato. Basta pensare che negli ultimi 10 anni non si sono quasi costruite alloggi, ne sono stati recuperati alcuni, mi viene in mente l'ex caserma di Forno dei Carabinieri, ma casi molto sporadici e limitati. Dovremo costruire case, dovremo intercettare finanziamenti, dovremo soprattutto mettere in campo una task force sugli alloggi ERP, e me ne faccio carico riunendo il presidente dell'ERP, il sindaco e l'assessore Zanti, per cui l'ho ripetuto 1000 volte, dovremo andare a fare accertamenti e indagini sugli alloggi popolari, dovremo andare a verificare il tenore di vita di molti cittadini, quelli che viaggiano con macchinoni, che si vestono bene, che magari sono a reddito zero, che però dispongono di un alloggio popolare e forse non pagano neanche l'affitto. Dovremo andare sfrattare tutti quei nuclei familiari che superano più di 40.000 euro di reddito all'anno, perché mi dovete dire se qualcuno che ha 50-60.000 euro di reddito all'anno deve utilizzare un alloggio popolare a fronte di una graduatoria di 500 famiglie che magari sono davvero bisognose. Nel merito, approfitto dell'occasione per ricordare che nell'ultimo Consiglio Comunale è passato un documento della Lega approvato a larga maggioranza, dove vengono, non direi favoriti gli italiani rispetto agli extracomunitari, no, viene chiesta l'applicazione di una norma che fino ad oggi non veniva applicata dalla Giunta Volpi, per controlli sugli extracomunitari. Cosa significa? Che l'extracomunitario che vuole entrare in graduatoria e quindi avere un punteggio per poter avere un alloggio popolare, deve prima dimostrava con un'autocertificazione l'eventuale o meno possesso di beni immobili, e ci siamo accorti che la maggior parte di queste certificazioni che venivano poi accolte erano fasulle, quindi abbiamo deciso di farlo personalmente, cioè il Comune farà presso l'ambasciata chiederà una verifica della situazione patrimoniale del richiedente, quanti alloggi si ha dei beni immobili all'estero, faccio un esempio, un marocchino, Casablanca, possiede qualcosa, non possiede niente, i suoi parenti diretti di primo grado, secondo, figli, mariti, mogli, mabbo, mamma, eccetera, posseggono qualcosa. Ecco, detto ciò, verificato ciò, allora si procede a inserirli nella graduatoria, quindi se non sono possessori di niente avranno anche un punteggio più alto, se abitano nella nostra città, lavorano nella nostra città, hanno diritto anche loro di avere una casa, altrimenti se hanno dei beni immobili all'estero purtroppo noi daremo la precedenza agli italiani, ai massesi,
a coloro che vivono, che sono nati in questo territorio, che vivono in questo territorio, pagano le tasse in questo territorio, e su questo non potremo cambiare nulla, non ci potrà andare sopra nessuno, perché il Consiglio Comunale è sovrano. Per l'occasione ringrazio il capogruppo Martinucci, ringrazio la Lega, perché veramente ha fatto un'operazione, direi, importantissima, che aspettavamo da anni. Montagna. Avete anche dei progetti, avete la delegata, la responsabile per la montagna, Giorgia Garau, state lavorando anche proprio sui paesi a monte, in particolare so su uno, che è Renara. Certo, tanto approfitto anche per ringraziare Giorgia Garau, la delegata volontaria della montagna, svolge il lavoro gratuitamente, lo fa con passione, è bravissima, incontra i cittadini, ha risolto già tantissimi problemi, per tutti ricordo la rimozione di tutte quelle auto che erano abbandonate, sterminate per tutta la montagna, lei se l'è battuta a tappeto, le ha segnalate, le ha fatte rimuovere tutti. Ha incontrato le popolazioni di quasi tutti i paesi della montagna, quindi ha fatto una relazione di tutte le problematiche che sono a risolvere. Una per tutte è un progetto che noi come Forza Italia abbiamo già proposto anche al vice sindaco Mottini, che ha accolto veramente con grande piacere, quello del rilancio e la riqualificazione della Renara, perché anziché fare come facevano in passato, cioè multare per i divieti di sosta, andare a rimuovere le baracche, fare denunce su denunce, noi pensiamo che invece la Renara, a questo punto tutta quella valle, sia una risorsa che deve essere sfruttata dal punto di vista turistico e ovviamente anche riqualificata dal punto di vista del degrado e dei servizi. Ci sono problemi tra cittadini che reclamano per svariati motivi e balneari, cioè gente che fa il bagno, che va sulla zona, che comunque non ha un senso civico giusto e si comporta male. Parlo dello sporco, stato di abbandono di sacchetti a spazzatura, rifiuti di ogni genere. Noi pensiamo che si possa regolamentare questa situazione. Come? Creando dei piccoli parcheggi nella zona, quindi togliendo i parcheggi sulla strada e in questo modo il disagio ai cittadini. Divieto di sosta, poche aree, qualche area di parcheggio che comunque possa soddisfare le necessità di chi arriva. Minibus, persino pensavamo al trenino giornaliero nel periodo giugno, luglio, agosto, che facesse dei viaggi per portare magari famiglie con bambini. Sicurezza, ovviamente, il tema della sicurezza è importante, c'è la legge Sarno, siamo su un fiume, ci sono troppe baracche vicino all'acqua, sono pericolose perché in caso di inondazione potrebbero venire giù, fare da tappo e quindi creare dei grossi pericoli e grossi allagamenti. Allora dovremo fare una grossa pulizia e fare delle piccole aree, chiaramente pubbliche e comunali, cioè che sono di tutti, perché anche lì ci sono state risse, perché ovviamente chi si faceva la baracchetta, poi dopo il giorno dopo quando ci andava la terza persona veniva aggredita, cacciata e mandava via. Lì deve rimanere tutto completamente pubblico. Pensavamo appunto a un'associazione che potesse gestire questo progetto, magari in alto sulla base diciamo in cima alla Renara, anche un piccolo prefabbricato dove fare un bar, vendita di panini, di bibite, eccetera, e magari anche un'organizzazione di salvataggio di questa associazione. Una sorta di stabilimento balneare. Bagnini che seguono tutto il fiume in modo da poter intervenire al momento opportuno. Poi ci sono tante altre cose interessanti, perché Garau pensava anche a questo punto anche a una serie di manifestazioni, iniziative fatte in quegli spazi, pensavamo persino di individuare un posto dove fare un campeggio. Questo è, diciamo, un progetto credo interessantissimo, ne parleremo subito al sindaco quando rientrerà e mi auguro che possa andare in porto il più velocemente possibile. Presidente, una domanda quasi d'obbligo, regolamento urbanistico. Il regolamento urbanistico è stato approvato, stralciata al momento la parte di Ronchi Poveromo, lo state, come dire, impacchettando, pronto per andare in regione. Quindi noi saremo quelli che approveranno definitivamente il regolamento urbanistico della passata amministrazione. Se lei ricorda, io dopo negli ultimi tempi aver abbandonato il Consiglio Comunale per proteste che ho anche motivato, perché non condividevo il modo di lavorare, che era chiaramente un modo legato alla vicinanza delle elezioni. A un certo punto c'è stata una improvvisa accelerazione, perché andavamo verso le elezioni, il sindaco e la giunta intendevano utilizzare lo strumento urbanistico come propaganda elettorale, e ci ricordiamo di quei periodi nel quale le votazioni li facevano alle 4 alle 5 di mattina, velocissime, producendo un'esagerazione di errori e di anomalie. Io lo dissi, lo dichiarai all'epoca, noi
siamo comunque per portarlo velocemente all'approvazione, tant'è che proposi una votazione in blocco, senza lettura delle osservazioni. So che non è giusto, so che può essere non condivisibile, ma considerando le normative e i tempi c'era il reale rischio, e questo l'aveva detto anche Volpi più volte, c'era il reale rischio che saltasse tutto, si impantanasse tutto e se ne riparlasse fra 5, 6, 7 anni. Oggi questo rischio è ancora in essere, quindi riteniamo, al di là di tutto, di qualche modifica, come abbiamo fatto anche negli ultimi consigli comunali, riteniamo che questo pacco, questo diciamo pacchetto urbanistico vada immediatamente, al più presto possibile, a Firenze, che possa ritornare da noi con le osservazioni della Regione da adottare e poi a quel momento noi daremo il via per l'approvazione definitiva. Sarà fatto male, sarà anche in parte clientelare, poteva essere fatto meglio, ma la città, il territorio hanno bisogno di rilancio. Le associazioni di categoria, a partire dagli artigiani, ce lo chiedono fortemente. Il settore edilizia è in crisi, come lo è tutto l'indotto del settore edilizia, quindi magazzini che chiudono, muratori che non lavorano, di conseguenza tutto quello che viene nella filiera a catena. C'è il bisogno di rilanciarlo. In provincia di Massa Carrara ci sono stati in questi ultimi anni 10.000 disoccupati nell'indotto dell'edilizia, a Massa migliaia. La cosa è preoccupante. Il regolamento urbanistico è un piccolo punto di partenza per rilanciare un po' di economia. Poi ci impegneremo attraverso gli strumenti consentiti a fare anche delle modifiche successive e future. Però per il momento, anche se qualcuno protesta, qualcuno vorrebbe, tra l'altro, e anche paradossalmente, dei consiglieri di minoranza, che ieri, non faccio nomi ma li conosciamo, sono in consiglio comunale tuttora, che ieri lo hanno votato, hanno partecipato all'accelerata al buio, così proprio una roba fuori dal mondo, lo hanno votato, oggi invece vorrebbero bloccarlo perché siamo noi al comando dell'amministrazione, vorrebbero congelarlo, e questa io la chiamerei grande irresponsabilità nei confronti della città, nei confronti dei cittadini tutti, perché veramente la mettiamo in ginocchio e rimarremo paralizzati per tantissimi anni. Restando in tema di regolamenti, le faccio quest'ultima domanda. Attività più inerente al suo ruolo di presidente, modifiche al regolamento del Consiglio Comunale ha in mente? Certo, il regolamento del Consiglio Comunale, con tutto rispetto dei consiglieri che l'hanno fatto, io non ho più partecipato alle sedute perché il modo di operare secondo me era del tutto illegittimo. Purtroppo la passata amministrazione è stata condizionata molto, al di là di quello che può essere il sindaco e la giunta. Il sindaco è un amico, Volpi, una persona che rispetto tantissimo, l'apprezzo, e quando facevo l'assessore al bilancio lo sapete perfettamente che ho sempre avuto occasione di dire che ha lavorato molto bene, perché veramente ha lavorato poi comunque in maniera penso che non si possa mettere in dubbio l'onestà sia personale che politica del sindaco Volpi, ma purtroppo ha subito il condizionamento della spaccatura del centro-sinistra, ha lavorato in condizioni molto brutte, disagiate, perché ogni qualvolta il Consiglio Comunale saltava, se lo ricorderà, per mancanza del numero legale, non è certo colpa sua, però purtroppo una parte della sua coalizione gli ha fatto la guerra. Con questo sistema c'è stata anche un'influenza negativa nel regolamento del Consiglio Comunale, guerre al Presidente Ceccotti, guerra alla maggioranza, alla minoranza, per cui è uscito fuori un regolamento che è veramente brutto e fatto male. Oggi ne abbiamo il riscontro concreto. D'accordo anche con l'attuale presidente, che è Agostino Coronato, di minoranza, che comunque lui si è reso disponibile a effettuare qualsiasi modifica che possa migliorare il lavoro del Consiglio Comunale, quantomeno non bloccarli. Io, se vuole, posso fare anche un esempio. In quel regolamento c'è scritto che quando si riuniscono le commissioni ci deve essere la maggioranza dei gruppi consigliari. Ora, se consideriamo che nell'attuale Consiglio Comunale il maggior numero dei gruppi consigliari ce l'ha il centro-sinistra, cioè l'opposizione, non ce l'abbiamo noi. Noi siamo 4 gruppi consigliari, loro sono, mi sembra, in 6 o 7. Quindi in teoria loro potrebbero, ogni qualvolta si riuniscono le commissioni, farle saltare per mancanza di numero legale e mettere in ginocchio la maggioranza. Questa è una norma che va cambiata immediatamente.
Ma ripeto, ce ne sono altre, per esempio le interpellanze e interrogazioni, pur riconoscendo la volontà di renderle più agevoli rispetto al passato, lei consideri che noi abbiamo finito alla fine del mandato amministrativo, avevamo all'interno del Consiglio Comunale 87 interpellanze e interrogazioni non ancora discusse, significa che funzionava male il sistema, poi il sistema è stato modificato col nuovo regolamento, per cui le interpellanze e le interrogazioni oggi non si discutono più all'interno dei normali consigli comunali, ma si fa un consiglio comunale al mese, il primo lunedì di ogni mese. Anche questa è una questione che va chiaramente modificata, perché chi presenta paradossalmente un'interpellanza il giorno dopo salta a un mese di distanza. Un consiglio comunale ogni volta che c'è bisogno, sostanzialmente. Esatto. E poi comunque, ad esempio, ora in questo caso stiamo valuteremo oggi, tra oggi e domani, quante interpellanze ci sono all'ordine del giorno per fissare il Consiglio Comunale il primo lunedì, che sarebbe il 3 settembre. Ma va da sé che se le interpellanze sono quelle di venerdì, cioè 4, io non posso convocare un Consiglio Comunale, perché un Consiglio Comunale significa comunque dei costi. Dei costi perché? Perché abbiamo del personale a disposizione, ci costa, abbiamo i vigili urbani presenti per tutto il Consiglio Comunale, abbiamo gli impianti elettrici, abbiamo i gettoni di presenza degli stessi consiglieri. Per cui ora non saprei quantificare sulle interpellanze quanti consiglieri ci saranno, perché chiaramente verranno, penso, quasi esclusivamente gli interessati, però con il fatto che si prende il gettone magari si potrebbe anche ampliare il numero, ma un costo che può essere di 2.000 euro, 3.000 euro, 2.500 euro, c'è. Quattro interpellanze, pur urgenti che siano, possono giustificare un costo pubblico di 2-3 mila euro? Credo proprio di no. Anche razionalizzazione. Esatto, razionalizzazione la stiamo facendo. Guardi che i capigruppo nostri hanno lavorato anche nella convocazione, questo è un particolare che è difficilmente individuabile, sfuggirebbe a tanti, lo sappiamo noi che siamo gli addetti al mestiere, ma la maggioranza ha proposto al momento della costituzione delle commissioni che queste prima di tutto venissero convocate nelle giornate di mattina, quindi mattutine, e poi nelle giornate di martedì e giovedì quando il comune è aperto e c'è rientro. Lei dirà perché? Semplicissimo. Perché essendoci dipendenti già a lavorare, noi utilizziamo i segretari per le commissioni che sono dipendenti, che svolgono già il loro normale lavoro. Se noi le commissioni le facessimo di pomeriggio quando il comune è chiuso, oppure in giornate che non c'è il rientro, chiaramente ci verrebbe a costare molto di più perché il dipendente prenderebbe gli straordinari. Allora anche lì abbiamo comunque questo condiviso, devo dire, anche dalle minoranze. Indubbiamente da questo punto di vista, questo fa piacere, al di là delle polemiche sterili che sono avvenute in Consiglio Comunale su questioni che insomma non sono neanche condivisibili, ma che comunque voglio dire, io eviterei, perché poi quello che ci interessa è il confronto politico-amministrativo all'interno del Consiglio Comunale, quindi detto ciò, dico, dal punto di vista operativo, per il momento le minoranze sono abbastanza collaborative. Mi auguro che come Presidente del Consiglio Comunale io possa dialogare con loro, l'ho detto nel primo Consiglio e lo ripeto, li rappresento, e ciò nonostante, purché loro non lo pensino perché hanno questioni ideologiche che insomma li condizionano, io sono lì per garantire soprattutto loro, perché le minoranze vanno garantite, perché conosco la posizione e la condizione delle minoranze, perché ho fatto consigliere di minoranza a 21 anni, perché ho subito e patito tutte le ingiustizie del caso, quando mi toglievano la parola, quando mi buttavano fuori dall'aula consigliare, quando mi facevano dei processi all'interno del Consiglio Comunale. Questo Benedetti invece non farà vendette, non lo permetterà a nessuno. È certo che se qualcuno sarà maleducato, qualcuno sarà arrogante, qualcuno offenderà, qualcuno si comporterà male, io sarò sempre pronto a fare il censore e a togliergli la parola, questo è indiscutibile. Ma vale, scusi, per la maggioranza e la minoranza questo. Ringraziamo allora con questo il Presidente del Consiglio Comunale di Massa, grazie per essere stato con noi grazie a voi. E grazie a voi per averci seguito.